Buonasera a tutti, benvenuti al decimo webinar di ESAI. Oggi sono qui con Camilla e Silvia, che sono le protagoniste del webinar sul tema dell'organizing e in particolare sul tema di come si organizza un nido pirata. Adesso faccio una piccola introduzione rispetto ai webinar di ESAI, condivido il mio schermo. Io full screen. Bene, dovreste vedere tutte le mie slide. Il progetto DSI Scale o DSI for You, che ha anche due nomi, è un progetto europeo che è nato qualche anno fa. Dal 2018 abbiamo iniziato questa serie di webinar per cercare di far incontrare le persone che, i gruppi, anche le istituzioni che sono interessate a quello che è l'innovazione sociale digitale, in che modo con strumenti digitali è possibile creare più impatto e risolvere dei problemi che riguardano il sociale, delle questioni che riguardano il sociale. In particolare, vediamo se mi va la slide. No. Eccoci. Un po' più lento, ok. In questa, diciamo, anno e mezzo abbiamo lavorato insieme con sei partner europei che sono un po' dislocati in varie città d'Europa e ognuno di questi si occupa di un tema particolare. Qui a Milano con WeMake trattiamo il tema del benessere della salute, quindi in che modo, quali sono i progetti che nell'ambito della salute e della cura stanno cercando delle soluzioni dal basso e stanno portando degli esempi che possono essere utili a tutti. Abbiamo deciso per la prima volta in questa edizione di realizzare una serie di webinar, siamo arrivati al decimo. In chat vi ho condiviso alcuni link, uno di questi porta alla playlist completa con i nove webinar che abbiamo fatto finora con vari temi e la prossima settimana aggiungeremo quello che è la registrazione di oggi. Essendo, diciamo, siamo alla fine del progetto, infatti finiremo a giugno 2019 e l'evento finale si terrà a Varsavia con il tema New Urban Visions, quindi cerchiamo di capire come le città stanno diventando protagoniste, come la relazione anche con la città, sta portando dei cambiamenti, di esempio anche, diciamo, per tutta Europa e anche l'esempio di oggi con soprasotto ci racconteranno come anche la relazione con il comune ha portato alla realizzazione di questo progetto. Io adesso non perdo più tempo con l'introduzione, ma lascio la parola a Silvia e Camilla. Vi chiedo solo, nelle chat vi ho anche messo un link a un form. Se potete alla fine del webinar compilare, rispondere a queste tre domande, sono domande velocissime. Che però ci danno un feedback rispetto a quello che è stato il contenuto del webinar, ossia quale concetto o risorsa condivisa in questo webinar pensi di poter usare nel tuo progetto, nella tua pratica, quale tema del webinar ti è sembrato più utile e se non hai un progetto tuo che riguarda l'innovazione sociale digitale, a chi pensi possa essere utile un webinar del genere. Quindi avete condiviso sia le slide di questa presentazione, trovate il link anche alle slide che adesso condivideranno Silvia e Camilla, e in più il link al form. Quindi io direi adesso di chiudere questo mio, quindi io scambio il posto così tu vieni qua al mio posto. Se avete domande scrivetele pure in chat, così poi alla fine della loro presentazione le facciamo in diretta. Condivido subito le slide. Sì, grazie, vai. Spostiamo qua. Prego. Ciao a tutte. Ciao. Oggi tratteremo il tema di come aprire un nido pirata nel quartiere.
Io sono Camilla. Io sono Silvia. Le due realtà che presentano questa esperienza sono l'Associazione Medionauta e il Laboratorio Soprassutto, che è il nostro nido pirata in isola a Milano. Prova a fare scroll oppure fallo da lì. Prova a cliccare qua, aspetta, perché forse è come me. Vai. Ecco, usa la freccia in giù. Quindi, allora, io sono Silvia, sono una socia di Medionauta e faccio parte del laboratorio di Soprassotto, in quanto sono un'ex mamma di Soprassotto, e all'interno appunto del progetto, oltre ovviamente a vivere quotidianamente lo spazio, perché avevo mio figlio che frequentava il laboratorio, mi sono presa in carico di tutta la parte amministrativa, di contabilità appunto dell'associazione. Pur facendo nella vita un altro lavoro, mi sono messa a servizio della comunità per cercare di dare una mano dove potevo, al di là appunto delle pratiche quotidiane. Beh, io sono la rappresentante legale di Medionauta, che è l'associazione presso cui ha trovato casa il laboratorio Soprassotto. E anch'io nella vita faccio altro, sono bibliotecaria, e però continuo a dare il mio contributo all'associazione e in particolare al laboratorio Soprassotto, che è diventato, diciamo, una parte fondamentale dell'associazione e della comunità che ruota intorno a Medionauta, e mi occupo in particolare dei rapporti istituzionali e di tutta la supervisione della contabilità e dei bilanci che vanno fatti a fine anno. O giugno. Esatto, vabbè, diciamo a fine anno associativo. Vi raccontiamo qualcosa della nostra esperienza, ma come premessa vorremmo spiegare la particolarità del fatto che Soprassotto abbia trovato casa presso un'associazione che era un'associazione già costituita, e che questa associazione ha sede dentro uno spazio che è in locazione dal Comune di Milano, il che ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi. Il vantaggio è una maggiore vicinanza alle istituzioni, lo svantaggio è un maggiore controllo da parte delle istituzioni. È un affitto calmierato. C'è un affitto calmierato, sì. E l'altra particolarità è che, ed è anche una cosa che non è facile da gestire, è che il laboratorio Soprassotto ha una sua contabilità che è separata da quella dell'associazione, e che a volte la convivenza tra le attività del laboratorio e le attività associative porta a delle difficoltà di gestione economica. Infatti i conti, in questo caso, essendo due associazioni, vanno ben separati, in quanto le entrate che arrivano dal laboratorio devono servire in toto a gestire il laboratorio, perché appunto è un equilibrio molto precario quello che dobbiamo affrontare, quindi qualsiasi spesa deve essere affrontata in maniera anche puntuale, perché appunto abbiamo i contratti a tempo indeterminato, per cui tutte le nostre, le due maestre che ci affiancano sono assunte, per cui ogni mese ci sono da pagare gli F24 piuttosto che altre spese che non si possono appunto saltare. Da qui una divisione assolutamente perfetta delle due contabilità, altrimenti non ci sarebbero i soldi per affrontare le spese del laboratorio. Siamo andate molto nello specifico e facciamo un passo indietro per raccontarvi come nasce questa esperienza. Costretti a mentire. Cosa ci è successo? È successo che a un certo punto un gruppo di persone che avevano bambini in età da nido, bambini e bambine, si sono trovate senza il posto. Non sapevo bene come risolvere il fondamentale, che è quello che vengono assegnati con priorità a chi lavora a tempo pieno.
La maggior parte delle persone al giorno d'oggi, o comunque un gran numero di persone al giorno d'oggi, non ha un lavoro a tempo indeterminato e non ha un lavoro a tempo pieno, ma lavora in situazioni di precariato o in partita IVA. Alcuni sono lavoratori in nero, perché purtroppo il mondo del lavoro oggi è anche questo. Altri sono disoccupati. A queste persone viene di fatto negato un accesso alle strutture accreditate. Diciamo anche che chi ha la partita IVA, si presume che chi ha una partita IVA non lavori a tempo pieno, mentre magari anche il contrario, insomma, molti che hanno la partita IVA lavorano molte più ore di chi ha un lavoro a tempo indeterminato, ma questo non è ancora considerato, diciamo, nella tabella di inserimento per accedere ai nido, quindi magari lavori a tempo, insomma, tutto il giorno, ma non sei considerato come un lavoratore a tempo pieno. Da qui che sorge. La crisi, cosa faccio? Mento, cosa che personalmente io ho fatto, cioè io ho mentito, lavoravo, avevo un contratto, un cococò, lavoravo 4-6 ore al giorno sparse per tutta la giornata, per me era ingestibile una cura della mia bambina per 8 ore al giorno, quindi per cui ho mentito e ho preso il posto al nido, però molte persone non lo fanno, perché si trovano davanti a un form e dicono la verità e quindi si trovano senza posto al nido. Abbiamo iniziato da qui perché il dato di fatto è che poi molte persone rimangono senza posto al nido. Senza posto al nido. Mio figlio era senza posto al nido. Anche appunto sono partita IVA, ma... Secondo dilemma. Liberi di scegliere. Se mando mio figlio al nido, quindi mento, non mento, e comunque ottengo il posto al nido, chi deciderà come educare mio figlio o mia figlia? Perché nei nidi accreditati raramente, quasi mai, si può partecipare alle attività, quindi essere fisicamente presenti alla crescita del proprio figlio nelle ore in cui non sta a casa, e mai si può partecipare alle attività di programmazione. Molti genitori, invece, avendo un'età, un bambino in età da nido, desiderano che questo bambino possa esplorare il mondo, quindi non stare chiuso dentro una struttura per tutte le 8 ore in cui che passerà lì. E molti genitori che magari hanno lavori atipici e quindi hanno delle ore al giorno libere desidererebbero passare del tempo insieme al proprio figlio. Inoltre ci sono anche ragioni politiche, ci sono persone che vorrebbero un'educazione libertaria per i propri figli e anche un maggiore contatto con la natura. Queste sono le principali motivazioni che... Sì, ho anche delle attenzioni sul cibo, una visione anche del cibo diversa dal mero nutrimento, ma un ragionamento anche su quell'aspetto della crescita dei bambini. E da qua? E da qua può nascere l'idea di creare qualcosa di diverso. Sai che c'è? Il nido lo progetto io. Non sarà la fine del mondo se mio figlio non andrà in un nido come tutti gli altri bambini. E poi, che cosa può volerci? Insomma, sono sicura che non sono sola. E questo era il caso delle persone che si sono avvicinate a Medionauta, che infatti erano più di una persona. Si erano trovate e hanno deciso di pensare a una realtà autogestita. Al contrario. Una volta incontrate, queste persone hanno iniziato gli sbatti, che per chi non è milanese vuol dire un periodo di grandissime fatiche. Sbatti parte 1. Primo, si può fare un nido autogestito? Secondo, che cosa si può fare? Cioè, che tipo di realtà si può mettere in piedi? Poi, dove? Dov'è che la possiamo fare? Le persone che sono arrivate da Medionauta, prima di arrivare da Medionauta, avevano vagliato una serie di opzioni, case private, avevano cercato degli spazi, ma gli affitti erano molto alti, e quindi hanno pensato di chiedere a un'associazione già costituita per condividere... Cioè per saltare tutta una serie di fatiche iniziali e anche condividere le spese. E poi come si fa
serve, di cosa ho bisogno per mettere in piedi un nido autogestito. Con chi lo faccio? Se siamo in pochi o se sono una persona sola, devo trovare altre persone che abbiano voglia di imbarcarsi nell'esperienza. E infine, come si gestisce? Perché una volta messo in piedi, non è una macchina che funziona da sola. Io non so, vado sempre al contrario. Il titolo dei prossimi, delle prossime slide è Fuck the System. Non nel senso di fottere il sistema, ma soprattutto nel senso sistema vai a farti fottere, perché per fare un nido autogestito, scusate la volgarità, però si va incontro a una serie di ostacoli e difficoltà burocratiche che non sono da poco. Il primo dramma: se non ho un'associazione la devo mettere in piedi, perché per costruire un nido autogestito c'è bisogno di un soggetto legale. C'è bisogno di un soggetto legale per fare tutta una serie di cose che poi vi elencheremo, che sono ulteriori drammi, che uno fa anche con piacere, però sono ulteriori drammi che uno va a affrontare. Per fare un'associazione bisogna scrivere un atto costitutivo e uno statuto. Nell'atto costitutivo deve essere già indicato il primo direttivo dell'associazione. Quindi bisogna scegliere le persone che si faranno carico delle responsabilità, dopodiché bisogna andare a registrare questi documenti all'Agenzia delle Entrate e poi nella vita associativa convocare assemblee, fare assemblee. Seconda parte. Ah, una cosa fondamentale: se devi aprire un'associazione che prevede appunto un laboratorio per un bambino, un asilo, un pirata per bambini, nello statuto deve essere ben indicato che le tue attività saranno anche dedicate alla prima infanzia. Infatti Medionauta era, diciamo, un'associazione che si dedicava ai giovani dai 15 su, dai 15-35. Sì, la maggior parte delle attività erano indirizzate ai giovani tra i 15 e i 35 anni e per fortuna avevamo scritto uno statuto così ampio che non c'era scritto il target di età a cui ci dedicavamo. Però abbiamo, diciamo, aggiunto una clausola per cui abbiamo proprio scritto anche per dalla primissima infanzia, in modo tale da essere tutelati appunto verso le istituzioni. Perché quando ci sono di mezzo i bambini, giustamente, le istituzioni sono sempre presenti e vigili. Quindi la parte di scrittura di uno statuto è una parte fondamentale. Perché bisogna inserire il meno possibile cose troppo specifiche, perché poi le altre non le puoi fare. Devi fare in modo che lo statuto sia talmente ampio che ti permetta di fare in futuro anche cose che non avevi pensato all'inizio della tua esperienza. Ed è importante farlo da subito, perché per apportare delle modifiche a uno statuto c'è bisogno di un'assemblea straordinaria con la maggioranza assoluta dei soci, che se sei una piccola associazione e non lavori sulla crescita della tua comunità, non importa, però se sei un'associazione che vuole ampliare la propria comunità di riferimento, ti troverai ad avere tanti soci e fare un'assemblea straordinaria con la maggioranza dei soci è una cosa molto difficile. Seconda parte di come il sistema ci mette i bastoni tra le ruote. Vogliamo aprire un nido autogestito? Andiamo a sondare quali sono le possibilità. Qui vi parliamo del caso specifico della Regione Lombardia, Comune di Milano, sta dentro alle normative sui servizi alla prima infanzia della Regione Lombardia. In ogni regione ci sono delle normative leggermente differenti, quindi il nostro invito è quello di andare a vedere quali sono le fattispecie esistenti e le possibilità se non siete residenti in Lombardia. Abbiamo allegato tra i file comunque anche la delibera di giunta regionale che sancisce le possibilità esistenti in Lombardia, casomai qualcuna di voi fosse appunto residente in questa regione e volesse dare un'occhiata. È un dramma perché all'apertura di quel documento ti metti le mani tra i capelli, dici ok,
Andiamo a vedere che cosa richiedono per aprire un nido e un micronido. La sintesi che vi ho fatto, poi potete andarvi a vedere il dettaglio, è che costa troppo, cioè è infattibile perché gli adeguamenti che ti richiedono sono tanti e tali che un gruppo di genitori difficilmente può sostenere i costi di un... A meno che non abbia l'intenzione di aprire un'attività commerciale, però è un altro discorso. Centro per la prima infanzia, che potrebbe anche essere qualcosa di percorribile, perché comunque prevede la possibilità per i genitori di partecipare all'attività, cioè non alla programmazione ma alle attività, ma è permesso offrire attività e quindi far iscrivere i bambini solo per 4 ore al giorno. Se la necessità del gruppo promotore è maggiore delle 4 ore al giorno, il centro prima infanzia è da escludere. Nido famiglia è la cosa che più si avvicina a quello che abbiamo messo in piedi noi. Quindi, se il gruppo è costituito da 5 famiglie, il nido famiglia è un'opzione percorribile. Ci sono anche qui dei vincoli, nel senso che bisogna cucinare in loco e la cucina deve avere tutta una serie di caratteristiche. Sì, il nido famiglia può essere fatto in una casa privata, può essere fatto in uno spazio privato, che può essere anche quello di un'associazione, però appunto ci sono una serie di adeguamenti da fare e i genitori non possono partecipare di fatto al lavoro di cura alimentare, cioè quindi non possono avere, cioè, ci deve essere una persona che è preposta alla cucina. E poi tendenzialmente, per quello che abbiamo visto noi, dopo poco che metti in piedi un nido autogestito, ci sono altre 7-12 persone che vengono a bussare alla tua porta e dicono: sì, ma anch'io, voglio anch'io. E quindi 5 bambini sono troppo pochi. L'ultima cosa possibile era la sperimentazione, che esiste, probabilmente esiste in tutte le regioni la possibilità di avviare una sperimentazione. Peccato che non si possa fare se sei un'associazione piccolina, perché per avviare una sperimentazione, che loro intendono essere un qualcosa che poi si possa replicare su larga scala in tutta la regione Lombardia, certo la piccola associazione medionata non è l'interlocutore che loro avevano in mente e quindi non si può fare. Eh sì, e quindi parte lo sbatti numero 2. Proviamo a proporre il nuovo modello. La nostra idea era quella di proporre una sperimentazione, no? E parliamone con le istituzioni. Di cosa si va a parlare con le istituzioni? Quando le istituzioni ti dicono che la tua sperimentazione non ha caratteristiche abbastanza particolari, che assomiglia troppo a un nido, che tu in realtà stai cercando di fare un nido illegale e che comunque non si possono portare i pasti da casa perché le aziende territoriali sanitarie ti danno dei vincoli pazzeschi, per cui se ti mandano fuori la nonnaria a controllare ti fanno chiudere dopo 2 secondi, no? Tu ci provi comunque, vai dall'istituzione e gli dici: sì, però voi avete in mente quanti pochi posti al nido ci sono rispetto al bisogno? Noi proponiamo di avviare una sperimentazione di nido autogestito che possa essere una realtà sussidiaria rispetto a quelle accreditate. Quindi la proposta è quella di una collaborazione, cioè di venire in aiuto di fatto alle istituzioni, ed è un qualcosa che è anche comprensibile dalle istituzioni, dal momento in cui si parla tanto di sharing economy, che poi in realtà viene fatta in una maniera che non è veramente sharing economy, però la capiscono, cioè se trovi la persona giusta comunque apre l'orecchio e dice: ah, però in effetti diciamo che devi avere una giunta o degli interlocutori
un po' aperti verso delle nuove... In questo siamo stati anche abbastanza fortunati. Allora, la nostra fortuna è arrivata dopo 4 anni che tentavamo di... Nella realtà dei fatti noi abbiamo avuto per 3 anni un nido autogestito che non era stato assolutamente formalizzato di fronte alle istituzioni. Siccome noi stiamo in uno spazio comunale, comunque sapevano della nostra esistenza e ci tolleravano. Anche perché non ci siamo mai nascosti. Non ci siamo mai nascosti, abbiamo delle finestre sulla strada, ci conoscono, nelle relazioni annuali dicevamo sempre quello che stavamo facendo. Però noi eravamo sempre in ansia, no? Sì. Perché dicevamo, ok, sì, ci stanno tollerando, però il Comune di Milano ci sta tollerando. Se viene fuori l'ATS a fare il controllo su come somministriamo gli alimenti, ci fanno chiudere. E tra l'altro all'inizio, quando abbiamo provato a parlare di sperimentazione, il funzionario era un inetto, cioè non aveva comunque idea di come stesse cambiando il mondo, cioè non voleva rischiare in prima persona e quindi ci ha rimbalzate, come si dice a Milano. Poi, qualche anno dopo, la nostra associazione è stata chiusa, cioè il progetto è stato chiuso, perché il Comune di Milano, e in questo siamo state fortunate, ci ha fatto un controllo e ha detto, sì, ma qui voi non avete fatto una dichiarazione di inizio attività, non ci sono, cioè, non è, lo spazio non è idoneo. Come date il cibo, quant'altro, col cambio di giunta. Perché c'era stato un cambio di giunta, un nuovo funzionario e si ricomincia da capo. È stata in realtà la nostra fortuna. Perché abbiamo trovato all'interno dei servizi all'infanzia una funzionaria, donna, che ha capito e ci ha detto, ok, proviamoci. Proviamoci, però dovete andare a verificare quali sono i vincoli che vi permettono, cioè se riuscite a ottemperare una serie di vincoli, potrete, vi sosteniamo, potrete aprire... Continuare a formalizzare questa realtà. Andiamo a vedere i vincoli, cioè quali sono le cose che uno poi deve andare ad adeguare per poter avere un nido autogestito, e questa cosa vale anche per il nido famiglia, nel caso qualcuna di voi fosse interessata all'opzione 5 bambini. Ci sono una serie di cose da verificare e se non sono in linea con le indicazioni di questi enti che abbiamo elencato, vanno sistemate, sono spese. Possono essere anche spese contenute, però sono comunque delle spese. Quindi innanzitutto bisogna ottimizzare lo spazio secondo le indicazioni, per cui il bagno, ci deve essere il bagno e l'antibagno, ci devono essere i bagni apposta per i bambini della prima infanzia, l'area di ricovero, quindi dove lavi i piatti e i bicchieri, deve essere ben distante dal bagno, e in più il lavandino deve essere a pedale. Questo, diciamo, sembra poco, però se tu hai una struttura, uno spazio già costituito, è una spesa non indifferente. Sì, nella pratica non puoi lavare i piatti dove lavi le mani, o i sederini dei bambini. Devi anche avere la doccetta. Devi avere la doccetta. La doccetta. Di fatto noi adesso abbiamo 3 lavandini. Uno per i bambini piccoli, uno per lavare i bicchieri e uno per gli adulti, così. Poi, requisiti per l'area di storia e servizi, appunto, che dove lavi i piatti e i bicchieri deve essere separato. Le maestre, chi somministra i pasti, deve avere il certificato HACCP, quindi... E questo vale anche se... La nostra scelta è stata quella di avere 2 educatrici e quindi la certificazione HACCP ce l'hanno loro e sono loro che somministrano i pasti ai bambini. Vale anche nel caso
un genitore. I genitori somministrino i pasti a bambini non propri. Quindi se all'interno di una realtà autogestita sono i genitori a turnarsi o comunque a fare da educatori a turno ai bambini del gruppo, dovranno prendere la certificazione HACCP. Poi queste altre sigle sono la sicurezza dei lavoratori, certificazione antincendio, e poi c'è tutta un'area che è quella dei documenti interni dell'associazione, per cui se un genitore somministra pasti cucinati da altri a un figlio di un terzo, comunque c'è bisogno di liberatorie, cioè bisogna che i genitori sollevino gli altri genitori da responsabilità. È un punto che nei primi anni è stato molto discusso all'interno dell'assemblea dei genitori, perché ovviamente metti caso, adesso ogni genitore cucina per il proprio bambino, ma metti caso che un bambino assaggia il cibo di un altro bambino e sta male, cosa succede? Quindi nell'assemblea, insomma, dopo varie discussioni, perché questo è appunto uno dei punti di forza del nostro progetto, abbiamo deciso appunto di fare delle liberatorie che insomma, tutelino tutti gli altri genitori da qualsiasi cosa possa succedere. Ovviamente è un progetto che si basa molto sulla fiducia tra tre componenti del gruppo, che insomma, che nessuno pensi, cioè, di denunciare un altro genitore perché appunto ha fatto un cibo, l'altro l'ha mangiato, e questo diciamo è un punto molto, molto importante su cui abbiamo discusso molto all'inizio, anche perché all'inizio del progetto ti trovi con persone che non conosci e quindi insomma all'inizio la fiducia è data anche così, senza conoscere appunto le persone, però è una cosa molto, molto importante. Sì, questo tutela, è raro che poi qualcuno abbia 5 minuti, Ma non si sa mai perché sono tutti amici finché al finché non succede non gli... qualcosa a tuo figlio, se non ci vogliamo tutti bene, poi sappiamo, se siete mamme sappiamo che sbrocchi appena succede qualcosa. Andiamo avanti, io non tocco quel tasto. Quindi tornando al rapporto con le istituzioni, come abbiamo convinto le istituzioni che la carenza di posti nei nidi pubblici può essere arginata con l'autogestione? In realtà diciamo facendolo. Che le abbiamo convinti facendolo, ma le abbiamo convinti per il momento su piccola scala, nel senso che siamo riusciti a strappargli una serie di ulteriori fasi future in cui si vagliasse la possibilità di rendere questo modello replicabile nella città di Milano, però per ora è un nulla di fatto, perché è molto faticoso per noi seguire le istituzioni, che sono una macchina elefantiaca, ed è per i funzionari pubblici molto rischioso per procedere su una strada del genere, perché dovrebbero coinvolgere altre istituzioni, perché su tutta la storia della somministrazione pasti dovrebbero andare da TS e dire ok, dovete fare delle deroghe alle vostre normative. Di fatto non li abbiamo convinti in larga scala, o quantomeno non si sono mossi su larga scala. E li abbiamo convinti di fatto anche per sfinimento e, non lo nego, per una sorta di minaccia velata, per cui se non ci avessero fatto continuare le nostre attività, siccome qui vedete due delle persone che fanno appunto una grossa parte di lavoro, ma c'è una terza persona che poi è la persona, è l'autrice del libro, come aprire un nido privato, c'è un nido pirata, scusate, il lapsus, che è Maddalena Fragnito, e Maddalena è una potenza in termini di comunicazione, per cui la minaccia velata che noi abbiamo sempre fatto è ok, voi ci fate chiudere, noi chiamiamo i giornali, cioè chiamiamo i media e gli spieghiamo che voi
state facendo chiudere una realtà che di fatto è sussidiaria, che funziona, che può diventare un modello, quindi state buttando un'iniziativa dal basso non so come dire, vi vantate tanto come istituzioni di voler sostenere le iniziative dal basso, quindi vedete un po' voi. E di fatto ci hanno detto ok, abbiamo messo a punto un progetto gestionale, tecnico ed educativo che è stato approvato e poi abbiamo protocollato una DAA, che è una dichiarazione di avvio attività, e noi siamo formalizzate così, con una DAA, che è la stessa cosa che va protocollata per fare un nido famiglia. Dopodiché si parte, nel senso che se non ci si appoggia ad un'associazione già esistente, bisogna aprire il conto in banca, fare la contabilità, fare i bilanci, controllare le rette, entrate e uscite. Calcolare le rette. Sì, calcolare le rette e rimettere insieme tutti i costi che devi sostenere, sia quelli iniziali sia quelli annuali, e da lì calcolare quante famiglie ci sono e calcolare le rette. Rette che ovviamente noi come scelta, volendoci discostare appunto dal nido privato che costa 750 qualche al mese, volevamo comunque mantenere il più vicino possibile a quello di un asilo nido comunale. Quindi anche qua è insomma un equilibrio delicato, perché siamo intorno, insomma, siamo più o meno come il costo è più o meno quello di un nido comunale, e poi ci piace, diciamo, all'interno della, insomma, delle comunità che di anno in anno si formano, capire anche le esigenze di ogni famiglia. Quindi magari ci sono dei momenti in cui una famiglia è in difficoltà e quindi all'interno dell'assemblea si esplicitano, diciamo, le difficoltà che possono essere contingenti, e quindi insomma si cerca di aiutare appunto in questi momenti. Quindi le rette sono, diciamo che c'è una base fissa, e poi ci sono magari dei momenti in cui ci sono alcune famiglie che riescono a dare di più, anche per ovviare magari a dei momenti di difficoltà di altre famiglie. Sì, sottolineiamo che nella nostra esperienza il costo più alto è quello per le educatrici, per gli stipendi delle educatrici che hanno un contratto a tempo indeterminato. Nel caso di un nido autogestito completamente dai genitori, ovviamente i costi sono molto più bassi, perché in Italia quello che costa è il lavoro, cioè il costo del lavoro è una cosa pressoché insostenibile. E quindi insomma, a seconda delle esperienze, i costi possono essere più o meno alti. Sì, perché appunto se non ti affidi a delle maestre, noi come, diciamo, come scelta anche educativa abbiamo preferito appunto avvallarci di persone che avessero fatto un percorso appunto in quella direzione. Però appunto se nella creazione di questa struttura c'è qualche genitore che vuol prendersi carico di, insomma, di gestire la parte educativa, pedagogica e quant'altro, ovviamente lo fa volontariamente, non è necessario insomma, sborsare questo costo, che appunto è quello più alto nella voce di bilancio della gestione del tutto. Andiamo avanti. Beh, adesso scorriamo un po' velocemente con tutte le altre cose che vanno fatte. Le trovate. Commercialista, consente il lavoro anche lì. Se invece la famiglia, insomma, qualcuno della famiglia è commercialista, consente il lavoro, anche quello è un costo che va. Contributi allo spazio. Noi da un lato siamo fortunati per il rovescio dritto della medaglia del comune che ti sta addosso, e che siamo all'interno di uno spazio comunale dove c'è un affitto calmierato. Stare in uno spazio dove c'è stato un momento anche in cui avevamo ipotizzato
di trovare una soluzione diversa, ma sappiamo tutti quanto può essere oneroso l'affitto di uno spazio, oltre all'anticipo del insomma. Sì, in particolare a Milano Centro, perché poi a seconda esatto. di dove ti trovi magari c'è qualche realtà in cui ci sono degli spazi, ci sono magari dei piccoli comuni dove ci sono degli spazi inutilizzati e se la giunta comunale è insomma, d'accordo, magari possono essere chiesti per dei progetti, ci sono tante opzioni e c'è sempre anche l'opzione di fare un'esperienza di nido famiglia dentro una casa, ovviamente la casa deve avere delle caratteristiche di un certo genere. Oltre al fatto che, come abbiamo visto a Milano, se sei in una casa, infastidisce il condominio e non sai se... Sì, se poi puoi continuare perché... sei un po' precario, sì, in un condominio. Comunque tutte queste informazioni le trovate qua e se avete bisogno di documenti più approfonditi potete farne richiesta, dopo vi metteremo la nostra mail e se avete bisogno di chiarimenti o documenti in più tipo modelli di statuto, atto costitutivo, queste cose qua ve le facciamo avere volentieri. Credo che ci sia già allegato un modello di bilancio e come fare un bilancio. Vai. Quindi partendo da diciamo poi c'è tutta la parte sempre legata alla parte economica, ovviamente tutti i documenti devono essere archiviati, tenuti. Economica è diciamo, io direi anche cioè proprio istituzionale, gestionale anche. E istituzionale, perché ogni tot ti chiedono delle cose, se tu non le hai archiviate bene ci metti ore a cercarle, non le trovi, magari hai dei documenti che hai firmato 3 anni prima. Consiglio, scansionate tutto, fate delle cartelle con dei nomi chiari, cioè tipo i bilanci, contabilità, eventi, e poi li mettete, bilanci e contabilità noi li teniamo fuori, però gli altri poi sono suddivisi anno per anno, cioè... e in modo che siano facilmente rintracciabili i documenti ufficiali in una cartella a parte, cioè tutte le robe ufficiali, contratti firmati, tutto in una cartella documenti ufficiali, perché li devi trovare in fretta, quando te li chiedono li devi trovare. Che sembra una banalità, ma fare l'archiviazione di tutti i documenti è molto importante. Andiamo avanti perché vorremmo lasciare anche un po' di spazio per le vostre domande, che è previsto ed è la parte diciamo anche diciamo che insomma, superato il primo scoglio, posso o non posso le istituzioni, niente, ce l'abbiamo fatta e siamo tutti contenti perché i nostri bambini hanno la possibilità di veramente fare un'esperienza che in altri nidi non è possibile fare in altri nidi. E te ne accorgi quando poi, quando lasci sopra sotto e entri nel mondo del... della scuola materna, capisci la differenza abissale insomma, che c'è. E la differenza fondamentalmente è che c'è una comunità intorno e dentro e fuori che transita in questo spazio che è il tuo nido autogestito, cioè la differenza secondo me più grande è quella della comunità, del fatto che il nido non è chiuso, cioè lo spazio è permeabile. È permeabile, ma anche i modelli educativi cui fa riferimento sopra sotto sono diciamo, speciali, molto aperti rispetto diciamo, a quello che si deve dire. Vai. Quindi abbiamo i nostri bambini che vanno in giro per il quartiere, vanno ai musei con questo meraviglioso carretto che abbiamo, due ne abbiamo, grazie a un crowdfunding siamo riusciti a comprare. Anche qua assicurazione, carretto, quant'altro, perché ovviamente i bambini vanno in giro, quindi ci vuole insomma, un'assicurazione maggiore. E vabbè. Libertà, io ho messo questa foto, ve la spiego, ma perché secondo me spiega molto bene qual è la differenza del modello educativo, cioè i bambini possono veramente fare, cioè sentirsi liberi di fare e di sperimentare, cioè in un altro posto se il bambino ti torna a casa conciato così... Sì. Sono guai per le educatrici. Tutti col grembiulino, non ci si sporca qua, tutti dentro a vernice. Picnic, amore che
a me insomma, è una parola che mi piace tanto e la leggo sempre sopra sotto perché veramente si respira insomma, proprio un senso di, insomma, di appartenenza e molto forte. Comunità, infatti, va, potete vedere la gioia, nonostante la stanchezza di portare avanti, insomma, di portare avanti questo progetto. Perché? Perché devi fare tutto tu, dal cucinare al bucato, pulire lo spazio, i turni, insomma c'è un turno per la cucina, ci sono i turni per lo spazio, a volte arrivi stremato dal lavoro, ma devi, insomma, arrivi all'asilo e non è che dici prendi il bambino e te ne vai, ma devi star lì, devi aiutare a smontare lo spazio, perché giustamente essendo anche in un'altra associazione dove si svolgono altre attività, alla fine di ogni, insomma, di ogni giornata bisogna togliere, diciamo, tutti gli attrezzi usati per l'attività dei bambini e ricostituire lo spazio. E in ogni caso andrebbe rigovernato, cioè riordinato anche. Lavare i piatti. Uno spazio cioè, privato. Arrivi lì, devi anche insomma, lavare i piatti, giustamente perché quello è anche il tuo spazio e quindi non è lasci il bambino, prendo il bambino e me ne vado. No, tu sei parte integrante di tutto. E infatti una delle cose più, diciamo, più in chat, oddio oggi non riesco a venire, chi può sostituirmi? Perché ovviamente se non ci sei tu devi assolutamente trovare qualcuno che può essere un nonno, una babysitter oppure un altro genitore che ti viene in soccorso, perché ognuno deve si prendere responsabilità in quel momento di occuparsi dello spazio, per cui se non c'è deve trovare una soluzione alternativa. Beh, non so se dopo c'è scritto, sì, ecco, comunicazione interna, l'assemblea ce n'è una al mese in cui ovviamente si esplicano anche i disagi che possono diciamo, sorgere durante il quotidiano. Ci sono state, sicuramente ci saranno anche tuttora dei dubbi che ti vengono ogni tanto, per esempio anche sul cibo, c'è stato soprattutto sul cibo ci sono state molte, molte discussioni, grazie ad esempio all'ingresso un anno di una famiglia vegetariana è stato introdotto durante la settimana una giornata insomma, assolutamente totalmente vegetariana. E anche lì c'erano degli scontri, no, ma mio figlio, insomma, è un momento di crescita, di discussione, dove ci sono i dubbi che vanno chiariti, ma l'importante, insomma, è sempre trovare il modo di ripartire insieme, nonostante magari dei momenti di difficoltà. E da qua appunto anche il discorso di prima sulle liberatorie, che è stato un grande tema che ci siamo portati avanti per un po'. E poi tutte queste cose vengono trasferite alle, diciamo, generazioni successive dei genitori che arrivano. Quindi ogni nostra esperienza all'inizio di ogni anno viene poi trasferita a chi arriva. Passa il tempo insieme, nel senso appunto che lo spazio è libero, ovviamente a parte alcuni momenti tipo la nanna che è sacra, dove nessuno può entrare, però tu puoi accedere allo spazio liberamente, ovviamente sempre tenendo conto anche delle esigenze delle maestre che ovviamente ti dicono magari in questo momento non passare. E quindi ci sono anche i nonni che vengono, suonano, c'era un nonno che suona la chitarra, i nonni che vengono a cantare, oppure le babysitter che accompagnano le maestre col cane, insomma, oltre al vicinato, quant'altro. Quindi anche questo è il vicinato, oltre a una cosa che io ho sempre trovato molto bella, che ogni tanto, siccome i bambini escono con i carretti e vanno nei negozi del quartiere, nelle botteghe artigiane, ogni tanto qualcuno viene dentro, poi passa lì davanti, e comunque i bambini conoscono il mondo, cioè non sono chiusi dentro quattro mura. Poi socializza le competenze, nel senso che ognuno giustamente ha le sue competenze appunto, e quindi ci sono anche momenti di confronto
extra laboratorio di collaborazioni molto belle e tutte queste diciamo competenze vengono anche messe a servizio del laboratorio. Infatti una apre il crowdfunding del carretto avendo tra i genitori, montatori, operatori e quant'altro, mi ha fatto un video mail appunto per promuovere il nostro crowdfunding. Condividi, ovviamente la condivisione è alla base di tutto, condivisione delle esperienze belle, ma anche insomma dei dubbi, dei problemi che possono arrivare durante il percorso. Esplora, i nostri bambini appunto sono sempre in giro, grazie anche ai nostri carretti, e appunto dalla finestra vediamo il mondo e c'è uno scambio continuo tra la comunità, il quartiere e il nostro laboratorio. Anche per questo quando magari il comune aveva ventilato di sicuramente avremmo trovato nel nostro quartiere un aiuto sì. molto e grande. E non solo, nel senso che questo comunica verso l'esterno e anche tutto quello che fai per la narrazione pubblica della tua esperienza. Poi alcune esperienze possono essere delle esperienze molto appunto dedicate soltanto a la crescita e l'educazione dei propri figli. Nel nostro caso l'esperienza è anche un'esperienza politica e quindi per noi la narrazione pubblica è fondamentale, perché questo modello che è modello, insomma questo tentativo che abbiamo costruito e vorremmo farlo conoscere ad altre persone e anche per questo siamo qui oggi. Coinvolgendo appunto, siamo aperti allo spazio, coinvolgendo il quartiere o anche chi non è del quartiere, insomma, chi è interessato, organizzando degli eventi, creiamo collaborazione con altre realtà che possono essere i Padri Somaschi, può essere Pepe Verde, che è il giardino condiviso che c'è in isola, tante realtà per fare, diciamo, creare un networking di più forte anche verso, diciamo, le istituzioni. È giusto, sbatti, parte C. Ora tocca a voi provare a, insomma, a replicare questo progetto. Sperando che il kit che mettiamo a disposizione vi possa essere utile, non ultima anche la parte sull'autocostruzione. Esatto. Di tutte le strutture, cioè mobili, tavolini. Esatto, perché con WeMake abbiamo collaborato nella costruzione di mobili che potessero essere utilizzati all'interno dello spazio, che potessero essere costruiti utilizzando una laser cut e dei file condivisi, quindi in qualsiasi parte d'Italia è possibile farlo. Dite l'indirizzo del sito, soprasottomilano.org. soprasottomilano.it trovate il kit e quindi adesso vi direi di togliere lo schermo e se avete domande, anzi potete anche, adesso io vedo che non ci sono domande in chat, ah no, ecco sì, c'è una domanda di Assunta in chat che dice: il vostro progetto educativo si ispira a qualcuno già esistente? Forse qualcosa in Germania? Beh, diciamo che abbiamo trovato delle corrispondenze si ispira nel senso di sì, abbiamo trovato delle corrispondenze con quello che in Germania esiste ed è già stato riconosciuto dalle autorità locali, che sono le Elterninitiativen, si chiamano Elterninitiativen, sono iniziative di genitori, che è proprio il nostro punto di partenza, cioè sono dei genitori che hanno un'iniziativa comune. In Germania questa realtà esiste dagli anni 70 ed è stata riconosciuta nel Land della Baviera e poi estesa ad altri land, cioè ad altre regioni della Germania. Loro sono, diciamo, anche molto più avanti, nel senso che avendo una rete di varie altre iniziative e avendo incontrato i nostri stessi problemi, si sono organizzati e hanno creato una organizzazione ombrello
che eroga una serie di servizi che sono quelli che sono molto pesanti da sostenere per un piccolo gruppo di persone, per cui loro hanno un'organizzazione ombrello che fornisce servizi di consulenza, commercialisti, persone che ti aiutano a fare i bilanci, cioè tutte quelle cose che non è detto che in un gruppo di genitori che vuole fare un nido autogestito esistano come competenza. In Germania questa organizzazione ombrello le supporta, insomma, e così aiuta il gruppo di genitori a concentrarsi di fatto sulla parte educativa. Cioè, e quindi il nostro siamo ispirati a quello, nel senso che nella nostra idea, cioè l'ispirazione è che possa succedere anche in Italia, che a un certo punto tante realtà come la nostra si uniscano e risolvano insieme i problemi, invece che risolverli tutti separatamente, che è molto molto faticoso, risolvendoli insieme, insomma, diventa tutto più semplice. È per questo che condividere e rendere collettiva un'esperienza, e anche allargandosi ad altre realtà, per noi ha molto senso. Allora, un'altra domanda. Allora, Assunta dice che vive in Svizzera e dice che le cose sono diverse dall'Italia. E magari una volta faremo una comparazione tra quello che succede negli altri stati e invece quello che succede in Italia. Poi Elda chiede: volevo chiedere come tutelare lo stesso progetto da eventuali defezioni durante l'anno. Ah, brava. Allora, abbiamo, siccome ci è successo, e ovviamente la retta è mensile e ci è successo, e ovviamente ci siamo trovati in situazione di emergenza, perché non l'avevamo previsto prima che qualcuno potesse andarsene. Adesso abbiamo trovato questa forma di tutela nei nostri confronti, per cui se tu lasci il progetto, comunque tu devi dare due o tre mesi di diretta, comunque. Per cui in quei tre mesi, esatto. Per cui sì. Tu in quei tre mesi sei coperto e hai tempo di cercare un'altra famiglia che sostituisca chi se n'è andato. Se succede a giugno, per un mese sì, per due mesi sì. Niente, si perde. Allora, un'altra domanda. Il progetto parte da una rete amicale, un po' di conoscenze, ma nel proseguo è fattibile trovare genitori volontari per una gestione esclusivamente autogestita? Ma in realtà... In che senso? Nicole, se vuoi... In realtà il primo nucleo era formato da una mamma e una maestra che si conoscevano, che hanno coinvolto altre due famiglie che non conoscevano. Quindi già col passaparola o avete lanciato? Col passaparola all'inizio. Sì, non c'ero, però mi pare di ricordare così. Sì. Dopo è stato più che un passaparola. Il secondo anno, quando siamo arrivati noi, è stato più un passaparola, e poi da lì in poi praticamente sono i genitori che vengono a bussare quotidianamente per chiedere come faccio a far parte di questo progetto. Poi, una volta che gli spiega il progetto, alcuni scappano, perché la verità è che è molto faticoso. La domanda mia era pratica: quante ore un genitore dedica alla settimana? Allora, adesso ci sono i turni per, sì, appunto, accordo col comune e quant'altro. Adesso almeno una figura, un genitore, una babysitter, un nonno deve stare lì almeno tutta la mattina, per cui sono almeno una volta in 10 giorni un genitore deve stare lì almeno 4 ore. Però più sono i bambini e meno hai il tuo turno. Sì, però tieni conto che almeno massimo puoi avere 11-12 bambini. Esatto. Quindi ogni 2 settimane hai un turno. Esatto, con 2 educatrici. In realtà non è vero che massimo puoi avere... Cioè, nel nostro spazio, sì, nel nostro massimo spazio. Sì, puoi avere 12 puoi bambini. Puoi avere 6-7 bambini a maestra, 5-6-7 bambini a e maestra. E tot persone a metri quadri. A metri quadri. Sì. Perché quello è un calcolo proprio matematico, cioè ti dicono: vuoi avere 6 bambini, devi avere x metri quadri, ne vuoi avere 10, x metri quadri, cioè ne puoi avere anche 30, devi avere più metri quadri, certo, e più educatrici. Però poi devi cucinare, che comunque non sembra, anche quello è il tempo che devi dedicare.
poi ti devi fare qualche riparazione, hai le feste da organizzare per comunque autofinanziamento, perché a volte diciamo le rette non bastano, comunque è sempre, bisogna sempre tenere comunque un tesoretto da parte per diciamo, l'eventualità, insomma è faticoso, ti dà tanto ma è faticoso, tant'è che una volta che arrivi alla scuola materna dici che bello, non devo più cucinare. Sì, la domanda era... il trauma di incontrare una, diciamo... La domanda era trovare genitori volontari per una gestione esclusivamente autogestita, ma intendi senza educatrici o educatori? Beh, ci sono genitori che hanno, cioè per scelta vogliono passare più tempo possibile con il proprio figlio o la propria figlia, che non lavorano, per scelta o per non bisogno, e che hanno anche come necessità per il proprio figlio o la propria figlia che questo bambino o bambina possa vedere altri bambini suoi coetanei. Quindi secondo me non è escluso che si possano trovare dei genitori che si prendono il carico di lavoro che da noi è delle educatrici. Bisogna trovare... Non so, noi abbiamo scelto le educatrici appunto perché si chiamano educatrici e quindi a meno che un genitore non abbia fatto un percorso, degli studi, insomma non è un progetto di babysitting, non so come sì, dire. Sì, secondo me è più difficile, se non è una rete amicale, è più difficile che sia una persona non competente, cioè non professionista che tiene tutti i bambini. Perché? Perché come... scappano i genitori quando sanno che c'è tanto lavoro da fare, che bisogna cucinare, che ci sono i turni. Probabilmente una serie di genitori che magari si avvicinano per simpatia o per curiosità a un progetto in cui non ci sono delle educatrici professioniste o degli educatori professionisti potrebbero scappare proprio per questo motivo. Quindi sarebbe forse più difficile coinvolgere esterni. Ecco, secondo me è una cosa da chiarire, perché forse non è emersa, che le persone possono iscriversi solo se sono rifiutate dal libro, mi diceva Maddalena, di questa cosa. Che... Allora, la maggioranza delle persone che si devono essere appunto persone escluse dal nido, perché siamo nati anche per quello, e anche perché insomma, vogliamo togliere qualsiasi idea di elitarismo quant'altro, però giustamente qualche posto lo teniamo anche per persone invece che vogliono proprio fare una scelta differente rispetto al nido comunale. Allora direi che Nicole, se vuoi parlare, parla pure, fatti vedere che così ti tolgo dal muto se vuoi fare la tua domanda e spiegare. Eccoti. Ciao. Ciao. Ok. Vi intervengo brevemente perché, allora, noi qua su Bologna, stiamo lavorando, dunque io faccio parte di un gruppo informale che si chiama Mamma Bo e siamo stati contattati dall'Università Ca' Foscari di Venezia per un progetto legato a una banca del tempo per genitori. Quindi Bologna è uno di queste sperimentazioni dove sostanzialmente l'idea è quella di scambiarsi favori nella gestione dei propri figli. Quindi non in una situazione diciamo molto strutturata come una scuola, ma in qualcosa che assomigli tipo a dopo scuola oppure attività, non so, di accompagno a calcio, in attività sportive. Cioè i genitori si scambiano dei favori facendo una sorta di banca del tempo, senza, attraverso una piattaforma, insomma, un progetto europeo complesso, eccetera, eccetera. Quello che noi stiamo cercando di fare è di costruire questa rete che con Mamma Bo c'è già un po', ma l'ostacolo che noi troviamo è comunque quello di trovare dei genitori che comunque si prendono a carico il fatto di fare un dopo scuola piuttosto che, cioè, di impegnarsi, anche se c'è poi uno scambio, un vantaggio anche per loro. Ecco, non vorrei andare troppo fuori tema, però mi interessava capire su che cosa, che target di persone
si impegnano, tanto più che il vostro è un progetto molto più, che richiede molto più energie e molto più, insomma, strutturato, con molto più esigenza di forme di volontariato, ecco. Però già così noi abbiamo riscontrato un po' di fatica nel coinvolgere le persone per una cosa che comunque le famiglie si devono aiutare in qualche maniera in questo periodo storico, e questo progetto ci è piaciuto molto per questo. E quindi volevo capire su che cosa avete fatto leva voi, perché come dicevi tu prima, molte persone si spaventano, no? Molti genitori, molti si approcciano a questa realtà, ma nel momento in cui vedono che è necessario un determinato impegno si tirano indietro. Però voi riuscite a comunque a sostentare, cioè l'attività è in piedi, insomma, e prosegue. E dovete pagare anche delle educatrici in più, quindi avete, niente, era un po' di capire così. La spiegazione, diciamo, di tutto il progetto emergono, diciamo, facciamo emergere magari anche al di là della bellezza di tutto, magari cerchiamo anche di far capire che questo progetto appunto necessita di un grande impegno. E quindi magari puntiamo più sui lati negativi, magari anche quando presentiamo il progetto, perché per far capire alle persone che bisogna esserci, è faticoso, e lì c'è una selezione naturale di capisci anche va anche un po' in tutto, dalle domande che ti fanno, da insomma. Da certe cose chi può far parte del progetto e chi invece non ha la forza di esserci. Tipo, c'era una mamma che semplicemente non era ancora pronta a lasciare suo bambino, anche se lì si può appunto andare e venire, però ovviamente ci sono dei momenti in cui il bambino deve stare da solo, e quindi ad un certo punto hanno lasciato il progetto. Sì, ma poi secondo me anche l'approccio è un po' diverso, perché voi dall'inizio dell'anno iniziate a fare l'incontro ed è come uno start. Noi iniziamo a giugno, quando escono le graduatorie, noi iniziamo a incontrare tutte le famiglie che si erano proposte, valutiamo chi è fuori dal nido, chi no. Comunque noi da giugno iniziamo a parlare con i genitori nuovi, non solo le maestre, ma anche noi che ormai noi non siamo più lì fisicamente, ma facciamo un incontro con i vecchi genitori appunto per trasferire la nostra esperienza. E poi anche il fatto che ci siano i posti limitati, dice, se tu vieni ti devi impegnare comunque, esatto. È un po' più è diverso. Sì, ma soprattutto secondo me per... Non so, pensando alla domanda che hai fatto, no? Sì. Mi viene da pensare che questi genitori non hanno ottenuto il posto al nido, quindi... Hanno un'esigenza pressante. Comunque per loro è è una soluzione a tutta una serie di problemi che sono molto grossi, ok? Nel caso di un mutuo aiuto, chiamiamolo così, cioè una banca del tempo tra genitori... Secondo me è che molti dei genitori che potrebbero essere competenti e disponibili, cioè competenti nell'aiutare per esempio su un dopo scuola, magari sono straimpegnati e quindi non hanno il tempo, banalmente. Cioè il problema di una banca del tempo di genitori è che i genitori sono la categoria più vessata dell'universo, secondo me, cioè, e soprattutto in questo periodo storico, perché lavorano tantissimo, se hanno i figli, essendo genitori li hanno anche la cura dei figli, e quindi faticano a trovare il tempo. E l'altra cosa è che secondo me è proprio una cosa culturale invece, che in Italia le persone fanno fatica a chiedere aiuto, per cui mentre un progetto, questa piattaforma che state sviluppando, per dire, negli Stati Uniti potrebbe avere un riscontro incredibile, perché l'idea comunque di comunità esiste, in Italia questa idea non,
non c'è di fatto. Quindi, per esempio, quando io devo chiedere qualche piacere alle persone, mi sento sempre comunque in difetto, perché è una poveretta che sta chiedendo un favore, no? Ma non sono l'unica, cioè, ne ho parlato con tante persone, e poi alla resa dei conti ci siamo detto, ok, almeno tra di noi possiamo chiederceli, no? Però secondo me è proprio necessità di un'operazione anche culturale. Sì, però le mamme sono la frutta, quindi esatto, sì, bisogna lavorare su quello, perché comunque il periodo storico è tale che o vieni aiutato in qualche maniera, oppure, non so, io mi sono affezionata personalmente, perché anch'io sono mamma, a questo progetto, perché appunto poi non tutti riescono a economicamente magari a sostenere insomma, delle babysitter oltre l'orario di... Bellissimo progetto, ci manderesti il link? Certo, sì. Per favore, sì. Adesso dobbiamo concludere un po' il webinar. Sì, scusate, ho preso... la registrazione, però non... Vi ho rimesso in chat il link al form, se per favore lo cliccate e rispondete alle tre domande molto rapide, sarebbe molto bello. E io adesso... ringrazio tutti, vi saluto, ringrazio voi, e vi sarà mandata la registrazione del webinar e sarà messo sul canale di YouTube di WeMake. Quindi adesso fermo la registrazione, grazie a tutti. Sì, magari mandiamo... Ah, la mail, sì. Sì. Qual è la mail? Tu? Mandiamo Medionauta. Sì, vai, vediamo. Medionauta. @gmail.com. Se aveste domande o bisogno di supporto, scriveteci. Ottimo, grazie. Ciao. Grazie. Ciao, grazie.